insieme l'orchestra Terra d'Otra Don Ferroni. Calabria premia Ron. Tra l'altro facciamo spazio alle foto, perché i fotografi chiedono questo momento. Tra l'altro Ron pomeriggio era piacevolmente sorpreso del fatto che la rassegna, che ormai va avanti da 12 anni, si chiama Una città per cantare, quindi è una cosa straordinaria. Oh, credo che la vita di ognuno di noi, che ha fatto il cantante tutta la vita, dall'età di 6 anni, ma poi un giorno mi chiamò il mio migliore amico, che è un oncologo di Pavia, che si chiama Mario Melazzini, e che conoscevo ormai da 20 anni, e mi disse che era stato colpito da una malattia che si chiama sclerosi laterale amiotrofica, detta anche SLA, e io non sapevo assolutamente cosa fosse. Motoneurone, e va a inibire tutti i muscoli volontari del nostro corpo. Purtroppo, mantenendo la persona costretta in una gabbia, perché piano piano perde tutti i propri muscoli, anche quello poi della deglutizione, della respirazione, e rimane libero come un fringuello il cervello. Pensate che cosa incredibile, cattiva nello stesso tempo. Bene, io ho detto, beh, devo fare qualcosa oltre che stare vicino a questo mio amico e cercare di capire che cos'è questa malattia. E allora, a questo evento, che è stato poi messo in vendita, chiaramente ha raccolto denaro per la ricerca. Ma sto parlando di Renato Zero, sto parlando di Claudio Baglioni, sto parlando di Lucio Dalla, di Giovanotti, di Angun, di Raff, di Luca Carboni, di Samuele Bersani, di Carmen Consoli, di Elisa, di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, di Tosca, di Mario Lavezzi. Bene, questa è stata un'esperienza meravigliosa, perché ognuno di loro ha dato un pezzo della propria arte per questa causa. Qui presente c'è il mio amico Vincenzo Soderino, che è rappresentante della Calabria, della sezione calabrese dell'AISA, e lo voglio salutare. Ciao Vincenzo. Abbiamo anche un amico che è qui fra noi. Non mi ricordo il tuo nome, mannaggia. Mauri, io non ho mai visto un malato di SLA triste. E mi sono chiesto, come è possibile? Cosa scatta nell'uomo? Cosa scatta dentro di noi per non essere arrabbiati e basta? E dire basta alla vita. Il mio amico, Mario Melazzini, aveva deciso di farla finita con questa vita, perché aveva deciso che questa vita non era degna di essere vissuta in quelle condizioni. Mario Melazzini chiamò anche una clinica svizzera e guardava il mondo dall'alto. E un giorno mi chiamò da Livigno e teneramente mi disse una frase che mi fece rivivere, mi fece capire quanto è bello stare al mondo con persone simili. Mi disse, sai, sto vedendo le mie montagne, le sto vedendo dal basso questa volta, verso l'altro, e mi sembrano così belle lo stesso. Da quel momento decise di andare avanti e di fare della sua vita una ragione importante per lottare contro il male. Adesso dimmi la verità, quella più difficile, facile nascondere dentro di noi.
se sembra tutto in ordine, anche se il cielo è senza nuvole, riusciamo ancora a ridere senza odiarci mai. Quell'immensa paura
senza catene, stare insieme a te. Senza interferire mai, perché? Abbiamo bisogno di parole. Sono stati degli eroi davvero stasera. Piccola.